Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3 Ender City. Come potete notare ho cambiato equipaggiamento perché mi sono reso conto che ho una resistenza all'elettricità veramente bassa. In più ho avuto una inaspettata fortuna, se così vogliamo chiamarla. Ho già finito di parlare, vero? This really is a drip mangled rep. It actually sort of lends that the ringed city rests. Ok, dicevo, ho avuto una fortuna inaspettata, ovvero ieri sono stato a un compleanno e un mio amico che ha già giocato il DLC mi ha chiesto presso a poco come stava andando, gli ho detto che praticamente morì a profusione lì e lui mi ha rivelato un trucchetto per superare l'area facilmente. Ora io non so neanche se questo trucchetto, lui l'ha scoperto incidentalmente, però non so se è una cosa conosciuta a livello della community. Mentre c'è un modo facile facile per bypassare questo problema. Ed è presso a poco arrivare a quella casetta lì giù e fare una cosa da lì. Quindi io ora tenterei di farlo. Dai che non mi vedi? Perché francamente mi stavo leggermente rompendo le scatole. Anche se in realtà potrei sapete passare per di qua. Prendere un po' di copertura. E sì, da qui è più facile arrivare laggiù. Dai. Qui potrei morirci, ma in realtà è più che altro per vedere. Ma ha detto che da qua giù dovrei vedere una radice. Che è quella, credo. E c'è un tizio anche là sotto. Zona sicura. La radice dovrebbe essere quella, credo. Ma ha detto salta su una radice. Ma io qui non vedo radici. O forse dall'altro lato. Vabbè, io provo a saltare qua sotto. Tanto sto DLC mi pare molto alla di solito non muori se cadi. No, ok. Ora ho visto la radice. Ora ho visto la radice. Quindi dovrei saltare in maniera tale da rimanere vicino al muro. Ok. Allora, anime recuperate. Io per scrupolo vorrei vedere anche se da di qua si vede meglio quella cosa che dovrei fare. Sì, sta qua la radice. Tanto casino per niente. Niente affatto. Allora, lì giù si va, non so dove. Di qua c'è uno drop. Vediamo prima qua dove si va, no? Certo, ne potevi essere un pochettino più specifico su dove era la radice, ma ti voglio bene uguale. Quello è un nemico? Che si muove. Mi ricorda un pochettino i non morti lignificati. Sì. Sì, vabbè, magari sì. Non so cosa mi combini, quindi nel dubbio. Morto. Problema risolto. Ma ha droppato qualcosa? Tiene scintillante, figo. È il momento di rovina. Si è fatto l'affondo. Visioni di ora inizia il vero scontro. Non mi sembrava così complicato sconfiggere qualcosa. Brace. Ok. Ora. Capiamoci un attimo. Non credo di dovermi buttare. Vabbè, in effetti ho una pratica radice che mi guida dovunque debba andare. Proviamo a seguirla. Poi tornerò a fare il pezzo con l'angelo sopra perché magari mi sono perso qualcosa. Vediamo un po'. Però adesso non c'ho voglia di stare a badarci troppo. Volevo andare un po' avanti, non passare mezz'ora. Sento qualcosa di melmiforme. Molto fluido. Boh. Momento. Mi sembra conosciuto quel pezzo di edificio. Vabbè, andiamo. Andiamo. Qua su è troppo ripido per salirci, no? Giustamente. Leggi messaggi. No, vabbè, messaggi li leggo. Avversario mortale più avanti. Grazie per la delucidazione. Sangue, sangue. Io poi sento sto coso che si muove, ma non vedo. Momento. Noi lì siamo morti l'altra volta. Possibile che l'angelo da qua non ci vede? Bene. Molto bene. Tanto io vorrei. Benedizione divina, ecco. Ecco, lo sapevo che arrivavano prima o poi. Siamo sinceri, Boh, buono, buono. Una calmata vicino. Ok. Ora, una volta qua. Come si procede? Mi sto un pochettino perdendo. Ok, io da qui sono arrivato. Si risale.
Poi, felicità più avanti. Che cos'è questo? Ah, un salta. Buttati, non morirai. Oh, un falò. Figata. Top. Vabbè, io intanto vorrei riposarmi a sto falò. Prendo, ho perso metà dello scorso episodio per arrivare qui. Quindi mi bastava mentre riuscire a buttarmi e sarei arrivato. Questo mi fa rosicare. Tocca macchia di sangue. Come ha fatto a morire questo? Ah, forse era avvelenato. Non lo so. Francamente esula dalle mie competenze. Come si chiama sto falò, tra l'altro? Nelle rovine del picco terrestre. Rovine del picco terrestre. Grande fantasia per i nomi, devo essere sincero. Andiamo. Crolla anche qua? Buttati, non morirai. È tutto così veramente il gioco. Anche se questo mi sembra veramente un salto esagerato. Vabbè. Un bludgeoning attack così? Ve lo immaginate? A posto. A posto un corno. Demone agonizzante, demone degli abissi. Perché ne vedo due? Non gli faccio niente. Forse perché è di fuoco, io faccio uso le piromanzie. E mi sono tolto quella oscura. Ne sono due. Io credo che non gli faccio nulla. Però tanto vale. Morto. Mi hanno falciato di cattiveria. C'è poco da fare. Allora, visto che abbiamo appurato quello che ci aspetta, io direi di tornare al setup nostro classico. Allora, ho messo piromanzie oscure e sperando che gli faccia un po' più male rispetto a quelle... Dov'è? Sfera di fuoco nero. Più male rispetto a quelle di fuoco. E vediamo un po' che ci riusciamo a combinarci. Non sono neanche in forma di brace, perché volevo prima stimare quanto... Quanto male... Eccoli laggiù. Quanto male gli posso aspettarmi di fargli. Vabbè, il triplo. Sputaci sopra. Ok, magari se mi tenevo adesso sta portata di mano ero più intelligente. Vai. Allora, un agonizzante, quindi magari sono in grado di fargli un po' più male. È più fragile. Ma qual è quell'agonizzante, però difficile a dirsi. Ok. Dai. Perfetto. Certo, magari se riesco a fargli ancora più male sono ancora più contento. No, 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 no. E ti pare che colpivo l'altro. La mia idea era uccidere prima uno e poi l'altro, vabbè. Come al solito, la filosofia molto... Solo che il problema è che quello che vorrei uccidere si sta rivelando leggermente... meno aggressivo. Vai. Buono. Perfetto. Dai, 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 dai. Piano. Lento e costante. Ho paura, tra l'altro, che quando ne uccido uno, l'altro faccia cose brutte. Si sta raffreddando, eh? O si stanno semplicemente invertendo? Cura. Si stanno invertendo i ruoli. È come se uno di due si accendesse e l'altro si spengesse. È strano, eh? Però me ne faccio una ragione. Ok, no, 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 no. Bravo. No, bravo un corno. Questa cosa non va bene. Non va bene per niente. Ora.
perfetto. Perfetto. No, no, no. No. Cavolo. Si riprova. Allora, metto la Moonlight perché almeno posso valutare anche quanto danno gli faccio fisico. Tanto stiamo a fare i tentativi. E si scende. Vi ricordo che sono in New Game Plus qui, eh. Perché magari se mi rendo conto che gli faccio un danno decente anche così. Allora. 280. Niente, con un colpo gli faccio pressa poco. Ok. Cavolo. Non gli faccio granché così. Morto. Alla forma di brace e proviamo di nuovo. A differenza dei precedenti, magari ci aiuta un po' a reggere quel colpicino di più. Ok, forse è morto, se non succedono cose stranissime. No, qualcosa sta succedendo. Ecco, ho fatto bene a ricaricarmi. Perché non compaiono principe demone? Dicevo, quindi ho sprecato quegli attacchi? E gli faccio anche pochissimo danno. Vai. No, non mi fare scherzi. No, no, queste cose no. Queste cose no. Tra l'altro a me servirebbe un momento per recuperare mana. Diavolo. No. Non mi fare scherzi. Perfetto. Allora, uno. Due. Come sai, questa me la devo fare con qualche phantom che mi aiuta. Figuraccia, però sono morto. Allora, proviamo a evocare un fantasma. K. Col set di Yuria, tra l'altro. Uno? Ma qualcuno con un nome pseudo normale? L'app! Evochiamo l'app! Che è un NPC, cioè tutto sommato almeno rimaniamo nel, nel contesto del DLC, senza avere giocatori. Sperando che si comporta decentemente, ma quello è un altro discorso. L'app l'ho smemorato. Andiamo all'app l'ho smemorato. Ci stai?
Ah, c'è una barriera invisibile, non può avanzare oltre. Credo. Ok, si scende. Speriamo che l'app sia decentemente forte. Anche se non è che ho tutta questa grandissima speranza. Non so neanche quanto tempo ci impiegherà la barriera a svanire e l'app ad arrivare. Potrei morirci qui ben prima che arrivi l'app. Perfetto. Sono un pirla. Ah no, l'app è arrivato. Non so quanto sarà d'aiuto, però l'app è arrivato. L'app è qui. Vai. No, no, no. 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 Vai. Vabbè, non fa niente. Io con il riposto faccio più o meno quanto faccio con un attacco normale, quindi è inutile mettersi davanti apposta per un riposto che poi non gli farebbe così tanto male. Vai. Mori. Dai. E muori. Certo sembra che l'app regga bene ma che non faccia un soldo di danno. E muori. E uno è andato. Secondo. Se iniziassi a ferirlo alla vecchia maniera. Così. Per risparmiare un po' di Estus. No, 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 no. Bravo. Senti, l'app. Perfetto. E ora? Abbiamo appurato che non gli facciamo male mentre si risveglia, quindi tanto vale aspettare. Perché non posso? Dai, iniziamo subito a fare i danni. Bravo. Non mi morire l'app. Che ti ho preferito agli altri NPC, cioè qualcosa me lo devi. Ovviamente qualcosa te lo devo anch'io, non posso farmi ammazzare. Olè. Che botta che dà, eh. Allora. Ecco, meteoriti che arrivano. È un po' un casino avvicinarsi adesso. È un po' un casino. Anche perché non li vedo poi. Perfetto. Pare che l'app stia per fare una finaccia. Sì, però se io magari mi oriento in una maniera che costringe il boss a girarsi verso di me, credo sia meglio. Dannazione. Bene. Allora, l'acqua si è potuto curare e quindi ho fatto il mio lavoro da tank circa. Se si esclude il fatto che io non dovrei fare il tank, ma sono finezze, no? Dai. Guida di nuovo. Per meglio dire, mana di nuovo. Perfetto.
Abbiamo appurato che quello fa un po' male. E molto più male se non lo si blocca. Dai. Allora, abbiamo appurato che questa strategia funziona fino a un certo punto. Ecco, questo è un problema. È un grosso problema. Non mi piace questo attacco. Guarda come scappa pure lui. Vuoto sì, ma mica scemo. Sono morto? No. Non è ancora almeno. Perfetto, full vita. Anche se le ho finite, quindi. Perché ho la sensazione che l'app morirà tipo adesso? Infatti. Perché è quello che è successo. Adesso come si fa? Contando che ho anche finito le cure. Sono morte, infatti. Cavolo. Tanto ci trasformiamo. E mentre ci trasformiamo, dov'è? Questa è una follia. Per esempio, supposto che quello che sto facendo adesso è una pura follia. Però voglio vedere quanto danno gli faccio. E poi non ho una qualcosa che aumenta il danno delle piromanzie. No. E si scende di nuovo. Ora sono pressa poco della serie, mi sfiora, non muoio. Però sono curioso di vedere quanto danno gli faccio. Danni in più. Che non c'è da sputarci sopra. Ho fatto a non morire? Mistero. Diciamo che non mi sto a lamentare, però. Sì, non ci vedo. Non ci vedo. Buoni. State buoni. La calmata. Morto uguale. E se provassi a fare un mix? Cioè, io vado in brace, evoco qualcuno che mi fa da tank, che può essere Espada, Dark Vader, Ghast. Esce un bel martellone, Ghast. Espada. Ah, dai. Impossibile evocare il fantasma. Ok, non evoco nessuno. Facciamo che evoco soltanto Lar. Lar non mi può fallire l'evocazione. Ora, immagino che appena ho evocato qualcuno, adesso arriva pure. Ora posso evocare tutti, guardate. Ho evocato Lar. Nob Pyromancer, infatti è impossibile. E andiamo. Proviamo almeno. Col 25% di danno in più, quei 100 danni in più a botta, credo che avremmo ucciso il principe prima. Forse. La certezza è difficile da avere. Solo che devo resistere quei pochi secondi per far arrivare l'ar. E quello è un po' un problema. Vai. Dai. Ecco, l'ar dovrebbe essere arrivato. Sì, eccolo. Mi era parso di averlo visto da qualche parte. Dai dintorni. Certo, l'ar, se tu stessi un pochettino più. Un po' più sul pezzo, non è che mi dispiacerebbe. Perfetto. E si è spento. Si è spento il demone. Dai. Muori ancora. Por favor.
Perfetto. Buoni. Buono. Tu fate una calmata un attimo. Tanto vorrei chiedere troppo. No, no, no. Buono. Ah, intossica questo. Non mi è successo in nessuno dei try, però. Buono a sapersi. Cioè, è una cosa che non dovrebbe succedere, ma... Cacchio. Vabbè, no problem. Tanto sei morto. Certo, sono intossicato. Quello non è buono. Non è per niente buono. Liscio clamoroso. Per favore. Dai. Perché ti sei girato proprio adesso? Morto, è l'intossicazione. Non posso nessuno. Ci saranno problemi di riconnessione. Dico, e spero che l'app regga abbastanza per poter... Ecco. Se comparivate un attimo prima ero più contento, eh? Magari evocavo voi al posto di evocare... In realtà pensavo mi facesse cosa fallita. Se no non la evocavo neanche. Vediamo se si presenta e poi andiamo. Ah, tra l'altro l'app utilizza come arma quella che si compra dalla pellegrina all'inizio del DLC. No, ok. È ignuda, non so come mi possa aiutare, ma... Vabbè, ormai l'ho chiamata. Diciamo, ormai è arrivata e andiamo. Non mi aspettavo che ci fosse, però. Passa la paura. Cioè, passa la paura. Sai quanto gli ho aumentato la vita questa cosa? Da quello che so, parecchio. Dai. E il discorso rimane sempre che devo sopravvivere quei primi secondi per far scendere anche loro, aver più bersagli. Ecco, non è che sto facendo un ottimo lavoro, da quel punto di vista. Vai. A essere scesi sono scesi. Il problema è che io mi sono fatto mettere un pochettino all'angolo. Ma un pochettino tanto all'angolo. Ok, stanno combattendo di là a quanto pare. Io che faccio? Continuo a scappare fin tanto che non riesco a inquadrarlo? Ah no, si è spento. Si è spento il demone. Vai. Dai che io ti tengo impegnato questo. Mentre voi vi occupate degli altri. Olè. Dai. Gli hanno tolto comunque metà vita in una maniera o nell'altra. Perfetto. E morì. Tanto ci hanno avuto una specie di rallentamento estremo, perché prima gli hanno fatto metà vita in un niente. Ora sta andando molto a rilento. Vabbè. Insistiamo così. Ecco, sta cosa non doveva succedere. Sto danno non lo dovevo prendere. Morì. Olè. Sì, magari se mi ammazzate anche l'altro sono più contento. Sto cercando di risparmiare vita, non so se si capisce. Ecco, ad esempio uno è morto, adesso mi dovrebbero venire a aiutare. Si spera. Se non sono cerebrolesi. Diciamo, contando che io, da me dipende... la sopravvivenza del party. Ok. Che... sta usando la cosa là del mercurio?
Non so quanto sia utile cercare di mettergli status, però vabbè. Muori. Mi sono salvato per puro spirito di botta di culo. Bravo, Lar. Sta perdendo vita, è avvelenato. Morto. Facciamo che io mi ricarico. Non vorrei ricaricarmi anche della vita perché ce ne ho ancora. Dai. Dai che mi farà il colpo. Olè. Ma seriamente me lo sono perso di vista. Olè. Dai, non ti mettere troppo in mezzo. Mi fa impanicare. Ok. Quanto gli ho tolto? Niente ancora. Per ora. Dai. No, no, sto troppo in mezzo. Problema risolto. Circa risolto. Se non riesco a colpirlo. Ok. E ora? Bravissimo. Bravo. Tanto il danno glielo stiamo facendo, quindi l'avvelenamento o no. Il mercurio avvelena o sanguina? Non mi ricordo. Vabbè, i dot gli funzionano. Il punto è quello. Vai. Perfetto, metà vita. No, no. Su cosa sono andato a finire? Faccio un po' una cavolata, ma preferisco stare full vita. Bravissimo. Eh sì, sto parlando di me stesso in terza persona. Ah, Lara è morto. Però intanto io posso fargli un riposto. Perfetto. Per favore, grande. Grande. Sì, ma intanto lei cosa sta facendo? Ok. Almeno un pochettino di targeting se lo becca pure lei. Cura della mana. No, 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 no. Per favore, prenditela con lei. Prenditela con lei. Grande. No, 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 muori. Morto. Che culo. Si potrebbe dire quasi in senso letterale. Anima del principe demone. E un medaglione solare perché lei era una Sambro. Grazie sorella. Sì, così gli ho messo quasi, vabbè, la testa in mezzo ai tetti. Bene ragazzi, allora, io vorrei trovare un falò e concludere l'episodio. Non so precisamente quanto verrà lungo con tutti i try che ho fatto. Penso di averne fatti una dozzina. Il numero. Eccolo laggiù un falò. Però comunque il boss è morto, tutto a posto. Io vorrei raccogliere. C'era un'anima, mi ricordo. È un oggetto, non tanto un'anima. Può essere una qualsiasi cosa, per quello che ne posso sapere. Che si vedeva da uno degli spiragli. E mi sa che era lì proprio. Io volevo prendere quella e andare avanti.
O magari me la tengo come mistero per il prossimo episodio? Sì, era lì. Ah, intanto qui accendiamo. Poi. Mi riprendo un attimo, il principe demone. Tra l'altro il principe demone dovrebbe essere il principe che Lorian ha sconfitto, ma a quanto pare non ucciso. Di cui se ne parlava. Momento. Io in fondo le anime. Anima del principe demone. Dei poteri eccezionali, ok. Usalo per come. Ok, i demoni nati dal caos condividono quasi tutto tra loro, anche l'orgoglio del loro principe e la sua fiamma quasi estinta. Così che l'ultimo demone in esistenza possa nuovamente alimentarla. Assomiglia tra l'altro all'occhio di Sauron, ma quello è un altro discorso. Voglio prendere sto oggettino? Che mi ha. Bandiera dell'emissario. Bandiera dell'emissario, ok, leggiamo anche questo e poi ce ne andiamo. E poi stacchiamo. Allora, bandiera dell'emissario. È un oggetto chiave? Bandiera dell'emissario, che è simile alla bandiera di Lothric. Sollevala presso il dirupo per essere trasportato. Sollevala presso il cancello per farti portare via. Stessa cosa, quindi. Piccolo stendardo utilizzato in tempi remoti dagli emissari del possente Lord Gwyn. Leva al cielo questo vessillo presso il grande dirupo e fatti portare alla tua destinazione. Il possente signore fece dono ai pigmei, possessore dell'anima oscura. Della città d'anelli, un luogo al confine del mondo e della propria adorata figlia. A lei lasciò una promessa che sarebbe tornata a salvarla. Praticamente. Quindi qui c'è un'altra figlia di Gwyn. Ok, è inquietante. Comunque, ragazzi, per questo vi è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, un commento, piace o non, se sempre credete. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!